Sempre con Guido Bregato, assessore anche con la delega allo sport del Comune di Legnano, parliamo di sport. Parliamo di sport e la prima è una domanda diretta. Che situazione hai trovato? Situazione, mi verrebbe da dire, drammatica per certi versi, e un po' lo sapevamo, no? Nel senso che i problemi erano emersi nella cronaca locale, insomma, da diverso tempo ormai. Sulle strutture sappiamo che c'è tanto da lavorare, in particolare in generale, insomma, dobbiamo secondo me ridare un po' di certezze e di certezza dei servizi alle tante associazioni sportive che operano sul territorio di Legnano. Negli anni scorsi si era parlato di necessità di nuovi palazzetti, nuovi campi sportivi. In realtà credo che la cosa principale da fare immediatamente sia quella di intervenire sulle strutture esistenti. Sicuramente, anche qui già nel programma elettorale l'avevamo un po' individuate queste priorità. La prima era sicuramente quella di avere un censimento dei bisogni immediati, delle manutenzioni straordinarie e riuscire a farle, perché poi ovviamente bisogna stilare un piano di priorità. In questi giorni anche c'è stata una piccola polemica sui bandi, fondi concessi dalla regione che non hanno riguardato Legnano, ma questo perché Legnano ne aveva già usufruito 2 anni fa. Ma in ogni caso opportunità di questo tipo, quando sono fattibili per noi, ovviamente devono essere colte. Su questo anche l'assessore Marco Bianchi, che è assessore alle opere pubbliche, è allineatissimo e sappiamo che dobbiamo lavorare in questo senso. Ecco, non vorrei che ci fosse un conflitto di competenze in materia di gestione degli impianti sportivi. Da una parte il Comune, dall'altra parte le associazioni sportive, dall'altra parte OPA. Ecco, come ci si districa in una situazione di questo tipo? Allora, io in questi giorni sto veramente iniziando a lavorare, quindi anche iniziando a studiare poi le carte che regolano questi rapporti. Sicuramente dobbiamo dare certezza, quello che dicevo all'inizio, alle associazioni. Tutte le associazioni con cui abbiamo parlato, le persone che si occupano di sport, ci hanno fatto notare che sono molto in difficoltà nel capire a chi devono rivolgersi. E questo è il primo passo che dobbiamo affrontare. Ovviamente va di pari passo con l'organizzazione, per cui dobbiamo chiarirci bene quali sono le competenze attuali, se necessario apportare le necessarie modifiche, dare un'organizzazione efficiente a tutto questo, ma sicuramente il primo obiettivo è dare dei riferimenti certi e presenti alle associazioni sportive. Nello specifico, la piscina di Legnano, gli impianti sportivi dove si gioca a calcio, la stessa palestra di basket, che non sufficiente, tanto è vero che il Legnano Basket va a giocare a Castellanza. Credo che si debba iniziare da queste cose. Basterebbe fare un giro al campo Pino Cozzi, che credo che sia esemplificativo di tutti i mali dello sport legnanese. Sicuramente si deve iniziare anche da queste cose, insieme al garantire la possibilità di praticare sport anche alle società di base, anche alle più piccole società. Anche questo abbiamo sempre detto, ci sono questi due livelli che devono essere comunque tenuti in considerazione entrambi. Abbiamo delle eccellenze vere e proprie nella città, abbiamo tanto associazionismo anche che parte dal basso e che deve aver riconosciuti gli spazi e i servizi necessari. Sulla piscina c'è il discorso di Hanga Sport, che è un ulteriore attore che opera nello sport legnanese, ma anche qui ovviamente poi andrà tutto chiarito e organizzato al meglio. Tutto il resto rientra nella gestione di cui abbiamo parlato, che in questo momento si fonda su ASSL ed Europia, salvo quelle 2 o 3 strutture, lo Stadio Mari per esempio, che è in convenzione, sì, che sono affidato in convenzione. Tutto questo comunque dobbiamo appunto adesso rivederlo dall'inizio e capire quali sono le soluzioni più efficienti per tutti. Buon lavoro, ne hai veramente bisogno, perché lo sport legnanese ne ha bisogno. Grazie mille, ce ne siamo accorti subito e davvero speriamo di poter lasciare un segno positivo, anche perché ci tengo particolarmente da sportivo. Grazie ancora.